5 anni. No, io vendo tutti i cani senza pedigree. Perché? Perché da 10 anni che vendo tutti i cani senza pedigree sono rinato. Siccome non vendo cani da esposizione, li vendo tutti in senso. C'hanno tutti il passaporto, il microchip, l'iscrizione alla ASL. La mamma e il babbo ci sono. Intanto manco col pedigree lo so. Non c'è mica il DNA. Non essendoci il DNA scritto sul pedigree. E io per questo che li vado a scegliere i cani. Scusa, dove li scegli allora? In Ungheria. In? Ungheria. Ma vai su Ungheria? Sì, sì. Io non compro niente in Italia. O li allevo io, nascono a me, o li, quelli che non allevo io, li vado a comprare all'estero. Assolutamente malissimo mi trovo in Italia. Non mi piacciono gli allevatori, non mi piacciono quelle, le mentalità degli allevatori italiani, come vogliono vendere i cani e quello che vogliono vendere. No, ma poi non è in pedigree che ti dice come sta il cane, scusa che lo dico così. No, sì. Posso vedere anche quello di là? No, se vuoi te li porto qua di non ci si va. No, perché c'ho anche i cuccioli miei che erano partorito, no, no, di là non mando proprio... 1000 euro. 1000? Sì. Oh, questo è bello. Questo vende 500 euro il maschio e 600 la femmina. Dico anche che questi yorkie non sono di quelli microscopici. Quelli microscopici ce l'ho di là dietro una femmina e voglio 900 euro. Buon Maltese, te lo trovo, barboncino, te lo trovo, come vuoi. Ma dei negozi di animali a peluccia che vendono gli animali chi c'è? Mi affascineranno diversi. Perché? È il mio lavoro, come lei lo sa, io non vendo mangi mio, vendo cani, comunque non porto alieno l'altro. Ma un forte Perugia mi fa essere te perché? Ma più che Perugia. Diciamo la provincia di Perugia forse.